E adesso cambiamo ancora argomento e vi portiamo alla scoperta di un bellissimo festival, di un progetto che fa dell'inclusività la propria mission a 360 gradi, ma ovviamente poi sposa tutti quei valori aggregativi che la cultura, l'arte sanno esprimere. Iniziamo il racconto del SudeArt Festival da questo video. Basilicata, tu che ne sai, l'hai vista mai, Basilicata insomma mai. Per una settimana la Basilicata diventa capitale dell'accoglienza, della solidarietà e dell'integrazione. Musica, teatro, danza, storie. Una bellissima festa nella magnifica cornice del Teatro Francesco Stabile di Potenza. Terra bruciata, terra abbandonata, terra piena di frutti, la Basilicata. Terra coltivata, divisa e dopo condivisa, terra nonostante tutte Roma subì. Terra di immigrati, terra dei migranti, terra catena porta aperta sembra tutta quanta. Terra da briganti, attenta alla briganti, ci sono sta briganti, ci sono sta briganti. Sa prima storia della brigante che da un tanto disperato, con passata da campagna e pure a mare sono arrivato. Loro, ustata per una donna sembra combattuta, e accenda da scopo per le caterne. Basilicata, Basilicata, tu che ne sai, l'hai vista mai, Basilicata insomma mai. Basilicata, Basilicata, tu che ne sai, l'hai vista mai, Basilicata insomma mai. Tu che ne sai, l'hai vista mai, Basilicata insomma mai. Tu che ne sai, l'hai vista mai. SudeArt Festival, perché siamo tutti un'unica grande famiglia. We are one, 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 one. E conosciamo qualcosa di più di questa grande famiglia, come abbiamo appunto sentito, con il direttore artistico Manuel Tataranno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, conosciamo Manuel, il frontman del gruppo la Cricca Reg, che conosciamo benissimo, abbiamo più volte raccontato di Tecco come voce, volto di questo famoso gruppo lucano, ma dobbiamo parlare invece di questo importante festival. Cerchiamo di capire innanzitutto come nasce, quali le finalità. Allora, le finalità sono quelle di mettere un po', diciamo, tra virgolette, in vetrina quella che è l'attività che Arci Basilicata fa nell'ambito dell'accoglienza e dell'integrazione dei richiedenti asilo, che è un lavoro veramente fantastico e spesso non ha la giusta rilevanza all'interno di quella che è la nostra regione, ed è un aspetto veramente fondamentale. Quindi l'idea nasce proprio dal mettere a sistema quello che è il lavoro che Arci fa, anche attraverso una serie di laboratori culturali con i ragazzi ospiti e accolti appunto in Basilicata. Attraverso i laboratori culturali appunto si producono degli output culturali che vedono poi nel SudeArt Festival la coronazione e il coronamento di questa attività attraverso l'esibizione di ragazzi ospiti che vengono supportati però in questo messaggio importante di accoglienza che vogliamo anche far passare da artisti di fama nazionale che sposano il progetto e quindi in qualche modo supportano con la loro arte, con la loro immagine, quello che è il messaggio che vogliamo far mandare che è, appunto viene racchiuso anche nel titolo di una canzone che abbiamo scritto proprio con Cricca Reg insieme ai ragazzi, che si chiama We Are One, cioè siamo una cosa sola, e quindi questo è il messaggio fondamentale che con questo festival vogliamo trasmettere. Tutto questo è molto bello e soprattutto abbiamo visto prima in sintesi le immagini che si riferiscono all'edizione 2021. Sì. Insieme a voi c'erano anche ovviamente tanti nomi lucani, Rocco Papaleo, abbiamo visto Calabrese, abbiamo visto persone che hanno da subito sposato la mission di questo festival. Assolutamente sì, diciamo, gli artisti lucani ma anche gli artisti nazionali si sono veramente prestati a questo progetto con amore e con passione, ed è sicuramente è anche quella benzina che ci dà la forza di andare avanti e di portare avanti il messaggio appunto che Arci attraverso questo festival vuole trasmettere, che è quello dell'accoglienza appunto e dell'integrazione.
Anche quest'anno realizzerete ovviamente uno spettacolo, il format prevede questo e dobbiamo dare delle date di riferimento, in particolare quella del 16 e del 17 sarete presso i Laghi di Montini. Sì, sarà una kermesse sicuramente bellissima, vede un sacco di ospiti veramente molto molto interessanti di fama nazionale. Diciamo il primo giorno, il 16 settembre, è dedicata più all'arte del teatro, della danza e delle performance. Come dire, che hanno a che fare appunto col teatro e vede la partecipazione di Neri Marco Re, Giobbe Covatta, David Riondino, Dino Paradiso, Erminio Truncellito, Daniele Onorati del Teatro dei Calanchi e poi naturalmente vedrà anche la partecipazione dei ragazzi che nei laboratori si sono cimentati con laboratori appunto di teatro o cose similari. Invece il 17 settembre è dedicata alla musica e vede la partecipazione di Peppa Marriti Band, Cricca Reggae, Sandro Gioiò, Cisco Bellotti, Frankie I Energy, Tosca, Carolina Bubico, insomma un grande parterre di artisti che ci accompagnerà in queste due serate in una cornice fantastica che è quella dei laghi di Monticchio e insomma non vediamo l'ora di cominciare, non vediamo l'ora che la gente ci venga a trovare, diciamo, per mettere insieme sia la parte naturalistica che la parte anche quella più culturale e ludica che si propone appunto il festival. Certo, alla conduzione delle due serate ci sarà sempre il caro Peppone Calabrese. Assolutamente sì, assolutamente. Che conosciamo benissimo. Sì. E ovviamente sarà un bellissimo appuntamento. Cercherà anche di promuovere quella parte di Basilicata del Vulture con i Laghi di Monticchio, destinatari ovviamente anche di tante azioni a livello regionale, progetti, ma che evidentemente si prestano anche bene a essere scenografia ideale per un'iniziativa di questo tipo. Certamente sì, è un posto veramente molto molto bello dal punto di vista naturalistico e sono come dire posti che vanno rilanciati dal punto di vista dell'immagine del turismo lucano, perché sono veramente, come dire, dei posti da vedere, da visitare e da vivere. Assolutamente, c'è necessità, voi lo fate da tempo come Cricca Reg, attraversando le comunità italiane, non solo quelle lucane, questo bisogna precisarlo, parlando di inclusività, di cultura che deve essere sempre occasione per aggregare. Oggi vi è ancora questa necessità, bisogna... Assolutamente sì, diciamo che indubbiamente la cultura è il terreno su cui si può imbastire un dialogo con altre popolazioni, diciamo è appunto il terreno su cui meglio si può creare un dialogo e quindi continuiamo a sostenere quest'idea di fondo che appunto la cultura ci può aiutare a superare inevitabilmente differenze o anche frizioni, perché alla cultura serve a questo, serve anche ad elevarci da, come dire, da quello che di brutto c'è e di brutto la società ci offre, che purtroppo ogni giorno vediamo che, diciamo, si impegna sempre di più a offrirci temi negativi, mentre la cultura ci può aiutare appunto a unirci e a metterci sullo stesso piano, e sentirci uguali in qualche modo. Certo, assolutamente, Manuel. Quindi appuntamento, lo ricordiamo, il 16 e 17 settembre a partire dalle 18.30 presso i Laghi di Monticchio in Basilicata. Sarà una bellissima occasione, nomi importanti che abbiamo sentito e ascoltato che contribuiranno a rafforzare, ecco, un po' questo festival che sicuramente sa esprimere qualcosa di originale. Quindi non ci resta che augurare a voi un buon lavoro per grazie, queste due giornate. Grazie Manuel. Ci vediamo lì. Grazie per essere stato in nostra compagnia.